Amici di motorsport.com, ciao a tutti, bentrovati a questo nostro nuovo video in cui andiamo ad intervistare i protagonisti del mondo delle competizioni a due e a quattro ruote. Oggi siamo in compagnia di un campione del mondo, ovviamente l'avete già riconosciuto, si tratta di Marco Melandri. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Allora, finalmente il Moto Mondiale 2021 sta per ripartire. In questo fine settimana si svolgerà il Gran Premio del Qatar sul tracciato di Losail. Intanto, ti chiedo subito il tuo parere da addetto ai lavori. Sappiamo che Marc Marquez non sarà al via della prima tappa della stagione 2021. Tu cosa ne pensi? Come valuti l'assenza dello spagnolo? Ma sai, è un vero peccato perché averle avute in pista anche solo per un paio di gare di allenamento sarebbe stato bello e soprattutto avrebbe dato di buon auspicio per il futuro della stagione. Io credo che sicuramente i medici adesso hanno tanta, tanta paura a prendersi le responsabilità di farlo correre, visto l'esperienza dello scorso anno. Quindi vogliono tutti stare dalla parte del sicuro e molto abbottonati. Quindi, nonostante Marquez abbia fatto un paio di giorni in pista, comunque con buoni risultati, forse si sentono di dover prendersi ancora del tempo per avere la certezza proprio fisiologica che l'osso sia saldato bene. Senti, parlando per un attimo di mercato, sappiamo che nel corso della pausa invernale ci sono stati cambi di casacca importanti. Ad oggi, quali sono quelli che ti hanno stupito in positivo e quelli dai quali invece sei rimasto un po' deluso, ecco? Guarda, io sono rimasto colpito positivamente comunque da Paul Espargaró, perché negli ultimi anni chiunque è andato in onda si è fatto del male e ha praticamente smesso di correre, diciamo. Lui invece In punta ha di Fioretto, fatto molto. poi ci arriviamo dopo all'argomento Lorenzo. No, scusami, stavo. Prego. Vabbè, tra le righe abbiamo capito di chi si parlava. E Esatto. lui invece è stato il migliore Honda ed è stato comunque veloce. Gli è mancato sicuramente l'acuto, il giro secco. Però il fatto che già al primo test i tempi sono buoni, le sensazioni sono buone, questo ti fa capire che poi c'è margine di miglioramento. Quindi è andato molto bene. Io credo anche che il fatto che sia mancato Marc Marquez lo scorso anno, Honda abbia sviluppato una moto più facile, un po' più per tutti. La vedi che è meno nervosa la moto e permette a diversi stili di guida di essere veloce. Quindi mi aspetto delle belle gare da Paul Espargaró, speriamo di vedere Marquez tornare al più presto e comunque di farci divertire perché il suo stile di guida è pazzesco. Assolutamente, questa è una bella chiave di lettura quella che ci hai dato. È una chiave di lettura da telecronista, perché sappiamo che Tecnico voi. esattamente sarai ovviamente al via portacolori principale della squadra di DAZN per quanto riguarda il commento della MotoGP. Che effetto fa essere passato da chi sta in sella a chi invece è seduto su una poltroncina armato di cuffie e microfono? Guarda, è stato un salto inaspettato e velocissimo, perché appunto DAZN si è trovato i diritti MotoGP un po' all'ultimo e mi chiamò Roberto Marchesi, il direttore della MotoGP di DAZN, e mi ha saputo coinvolgere bene, perché ero abbastanza contrariato con il mondo delle moto in quel periodo, quindi volevo staccare la spina. Invece ho scoperto un qualcosa che mi piace, poter raccontare la parte tecnica, ma non delle moto, perché comunque da casa o comunque anche dalla pista, se non sei dentro al garage, tu tecnicamente non puoi sapere come funziona una moto, perché sono troppo complicate. Quindi cercare di raccontare la parte tecnica mentale di un pilota, di cosa vive in determinati momenti, cosa pensa e cosa potrebbe fare, per me che l'ho vissuto è un qualcosa di quasi naturale, però per le persone che l'ascoltano vedo che è un qualcosa di nuovo e che piace. Quindi voglio cercare proprio di far sentire la gente a casa sulla moto, quasi sulla moto, perché si immedesimano nei piloti. No, ed è una cosa che ti riesce bene, soprattutto con uno stile diverso dal solito e soprattutto genuino. E per Esatto. questo 2021 sarai anche protagonista di due nuovi format, sempre su DAZN, Officina Melandri e Spiega Melandri. E io mi vorrei concentrare principalmente sul secondo format, ovvero Spiega Melandri, in cui, correggimi se sbaglio, andrai ad analizzare lo stile di guida dei vari piloti. Ed è una cosa che personalmente mi affascina tantissimo perché, senza andare troppo indietro nel tempo, mi ricordo i tempi in cui tu correvi ed eri protagonista della MotoGP, lo stile di guida era totalmente diverso rispetto a quello che vediamo oggi in pista, dove ci sono piloti che a momenti piegano anche con la testa a terra. Ecco, perdonami l'esagerazione. No, no, è vero, è vero. Guarda, è stato difficile perché comunque
riguardandomi mi rendo conto che non ero proprio sciolto in quei momenti, quindi dai, piano piano sono un po' migliorato, in officina Melandri ero un pochino più a mio agio, però cercare di rendere in parole comuni, diciamo, quello che è qualcosa di tecnico è stato difficilissimo per me, quindi questo mi ha bloccato tanto. Però analizzare gli stili di guida tra i miei tempi, l'epoca mia di 10 anni fa o adesso, è incredibile quanto siano cambiati proprio le posizioni in sella, lo stile di guida, la gestione proprio del corpo. Ai nostri tempi dovevi pensare sempre di spingere tanto le gomme a terra per dare grip, quindi stavi molto più centrale sulla moto, stavi molto più in linea con quel che era la moto. Adesso invece a centro curva i piloti non si preoccupano più del grip, perché le gomme di adesso, le moto piuttosto che le sospensioni, hanno tanto più grip, quindi usano il corpo esclusivamente come volante, capito? Lo spostano da una parte all'altra per cercare di dare direzionalità alla moto. Poi una volta che perdono grip, allora cercano di recuperarlo, quindi di addrizzare la moto e allo stesso tempo compensare col corpo per mantenere la linea. Quindi è un qualcosa che per alcuni piloti viene esasperato forse fin troppo, per altri invece è molto molto naturale. Qui vedi proprio la differenza di epoche diverse, perché c'è chi deve pensare per fare determinati movimenti, chi invece deve solo guidare perché gli viene naturale, perché è partito diciamo, la sticella spostata in un certo posto. Parlo per un attimo di un argomento che abbiamo già marginalmente toccato prima, e mi riferisco a Jorge Lorenzo. Quanto può essere dura guardare dal divano di casa quelli che fino a 12 mesi fa erano i tuoi rivali diretti in pista e soprattutto fermarti dal commentare su social network qualsiasi sessione che avviene? Ma sai, credo che dipende, non sia per tutti uguale. Sicuramente quando tu lasci a volte ti rimane un po' di rammarico o rabbia, perché comunque anche Jorge non ha finito nel migliore dei modi la carriera. Era arrivato in onda HRC con grandi fuochi d'artificio, grandi aspettative, poi si è concretizzato veramente in una top 10 difficile da raggiungere. Sicuramente lui ha una dote che sa dire la cosa sbagliata al momento peggiore in assoluto, cioè quella è una dote che nessuno gli toglierà mai. Però credo che non sia una cattiva persona. A volte magari vorrebbe dire certe cose ironizzando, ma non gli viene proprio bene. E sicuramente quando tu vedi altri piloti che reputi tecnicamente inferiori a te, però riuscire a fare qualcosa di buono adesso, quando tu sei a casa, dà fastidio. È indubbio, dà fastidio, comunque il pilota è egoista ed è giusto che sia così. Perché quello che ho percepito è che continuare a dover sottolineare necessariamente il fatto che tu abbia 5 titoli mondiali un po' ti fa perdere il valore di quei 5 titoli ridati, nel senso, quando tu sai di essere bravo e anche gli altri sanno che tu sei assolutamente un talento, un fuoriclasse assoluto del tuo sport, non hai sempre bisogno di sottolinearlo, almeno questo è quello che si percepisce da casa. Poi, voglio dire, si può godere una, tra virgolette, pensione dorata che si rilassi, insomma, nel migliore dei modi. Parliamo di Mondiale 2021. Chi vedi? Ti chiedo di farmi 3 nomi e una sorpresa. Ma io ti dico, io vedo molto molto bene Quartararo quest'anno, perché comunque lo scorso anno era in una situazione dove non era pronto, perché non aveva mai lottato per un mondiale. Sicuramente non è facile trovarsi pronti via a lottare per un mondiale in MotoGP. Inoltre, quindi ha imparato tanto, avrà fatto tanta esperienza. Inoltre il passaggio nella squadra ufficiale ti dà tanta convinzione, ti fa capire quanto sia importante essere in una squadra ufficiale, perché il supporto di una casa è ben diverso da quello di un box, di un garage, di un team. Perché comunque adesso, se ha delle necessità, delle sensazioni, possono cercare di cambiare la moto per lui. Questo gli darà tanta tanta forza. Ha capito che sul bagnato deve lavorare, perché è il suo tallone d'Achille. E quindi secondo me lui quest'anno sarà uno dei pretendenti veramente forti per il mondiale, così come può esserlo Miller, però anche lui gli manca l'esperienza di giocarsi un mondiale, perché l'unico che si giocò nel 2000 nel Moto3 lo perse in malo modo con Alex Marquez, quindi ha un po' di difficoltà. Dalla sua grandissima dote è riuscire a fare delle grandi qualifiche anche nei weekend quelli storti, quindi partire davanti in MotoGP in un weekend storto vuol dire riuscire a metterci una pezza, e lui a fare questo è cresciuto tantissimo nel 2020. Una sorpresa invece, secondo me, ti dico, io non nascondo la mia ammirazione da tanti anni per Oliveira,
Per me lui è uno molto forte. Adesso non se ne è sentito parlare perché KTM è stata la delusione dei test in Qatar. Però lui è uno veramente, secondo me, molto molto bravo, che nei prossimi anni, se KTM crescerà ancora, lui può essere uno che vincerà molto. Senti Marco, siamo arrivati praticamente al termine di questa nostra piacevole chiacchierata. Io non posso non chiederti un tuo ricordo su Fausto Gresini. Ma guarda, ce ne sono tantissimi, sia a livello professionale che a livello umano, perché Fausto mi ha dato veramente tanto, mi ha dato le mie vittorie in MotoGP, mi ha dato tanto gli anni dopo, quando ero in difficoltà, nonostante fossi in Ducati, lui mi è sempre stato vicino e è stata una delle persone più influenti e più importanti della mia vita, in pista e fuori. E lui passava da essere il capo del team super serio, preciso, ad essere un ragazzino stupido, divertente in 5 secondi. Quindi, se io con lui facevo cene di lavoro, dopo 10 minuti me lo ritrovavo sul tetto di un ruscio, tipo in una strada pedonale, con la parrucca in testa. Cioè, era una persona tutta da scoprire ogni giorno, e veramente a questo ambiente credo che mancherà tantissimo, perché era anche una delle persone più oneste e sincere che abbia mai incontrato. Mancherà a tutti, davvero. Marco, io ti ringrazio per questa chiacchierata e amicidimotorsport.com, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, non dimenticatevi di attivare la campanellina per le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!